studi di architettura cresciuti negli ultimi 2 anni del 72%, i laboratori di design, calzature, mobili del 19%, le aziende di produzione video e cinematografiche del 137%. Nel panorama generale sferzato dalla crisi è l'industria creativa, le piccole imprese spesso guidate dai giovani a resistere meglio. Il problema però è lo scarso interesse delle istituzioni e la difficoltà di accesso al credito. Ecco perché la Camera di Commercio di Venezia ha sposato il progetto Autunno Creativo. L'abbiamo chiamato appunto creativo perché vuole essere da un lato il significato di creatività, dall'altro lato di proattività da parte nostra, di essere vicini sempre di più alle imprese su settori di sviluppo importanti come quello del design in generale o tutto quello della moda o tutto quello in ogni caso del restauro, tutti i mestieri dove c'è la creatività ma c'è una vicinanza imprenditoriale. Si sapeva che prima la crisi avrebbe colpito le banche, poi le grandi imprese e alla fine sarebbe caduto necessariamente sulle piccole che hanno resistito finché hanno potuto, bisogna fare qualcosa. Una delle cose che abbiamo notato è che c'è un'inversione di tendenza invece rispetto al settore creativo. Se noi andremo a vedere i dati di queste tipologie di imprese, dal 2000 al 2010 sono cresciute di oltre un terzo, con un trend costante. Fino al 30 novembre le imprese creative della provincia potranno partecipare a un bando per l'erogazione di servizi di assistenza e consulenza. Lo stanziamento sarà per ora di 50.000 euro, con un contributo massimo a impresa di 5.000 euro. Inoltre, la Camera di Commercio promuoverà laboratori sperimentali, conferenze internazionali sull'industria creativa e percorsi guidati in collaborazione con i direttori creativi della Biennale Architettura. È un percorso costruito ad hoc per le imprese e per il mondo del lavoro che si aggiunge a quanto facciamo per i giovani, i bambini, gli studenti delle scuole medie inferiori e superiori e gli studenti universitari, quindi un allargamento dell'offerta mirata grazie a un dialogo attivo garantito dalla Camera.